Per amore del mio popolo non tacerò, per amore del mio popolo mi impegnerò, per amore del mio popolo metterò le mie mani a servizio, perché io non voglio le mani rattrappite. Per amore del mio popolo io sarò solidale, per amore del mio popolo Peppe è morto, è stato ucciso. Questa è la stola di Don Peppe Diana. Chiedo a Papa Francesco, nel darci la benedizione, di indossarla a lui. Qui ci sono i fratelli di Don Diana, ci sono i fratelli di Don Pino Puglisi, che fra poco ti abbracceranno, e attraverso loro l'abbraccio a tutti voi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Mi benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. Quando la camorra ha ucciso l'unico prete mai ammazzato in una chiesa italiana il 19 marzo 1994 a Casal di Principe nel Casertano, i clan erano in guerra. Non dichiarata, ma che uccideva più di una guerra vera. Più di quelle nel deserto, più dell'ISIS, e nessuno se n'era accorto. O meglio, nessuno se ne voleva accorgere. 850 morti in pochi anni, 353 le vittime innocenti. Il totale non è mai stato scritto. All'epoca c'era quasi, diciamo, come un cordone sanitario attorno a questo territorio, perché molti pensavano si ammazzano tra loro, lasciamoli ammazzare tra loro, è sempre sbagliato. Tutto questo creava insicurezza, ma anche da parte dei magistrati che si interessavano del clan dei Casalesi, ed erano come figlie di un dio minore. Chi all'epoca aveva incarichi di interessarsi di quello che accadeva nella zona dei cosiddetti mazzoni era un magistrato, tra virgolette, di serie B. Vivere a Casal di Principe, a San Cipriano d'Aversa e a Casapesenna significava vivere sotto la cappa asfissiante della camorra. Cioè, questo significava allora, e per tanti versi ancora significa, vivere, operare, lavorare, sapendo che non c'era una economia vera, ma esisteva solamente una economia criminale, rispetto alla quale o tu ti adeguavi o diversamente non lavoravi, non andavi avanti, non potevi procedere nelle tue cose normali, perché la camorra era presente in tutti i gangli vitali della vita, in tutte le realtà economiche, le realtà sociali e anche le realtà politiche. Basti pensare che, per esempio, il sindaco a San Cipriano era il fratello del boss locale.
addirittura ci sono stati momenti in cui c'erano delle sentinelle armate che camminavano sulle motociclette con i mitra in mano. Una cosa spaventosa. Allora, e non accadeva niente a livello istituzionale, perché c'era un controllo del territorio capillare, si può dire strada per strada, e nessuno poteva venire su questo territorio, per esempio arrivando dalla superstrada a Casal di Principe, nessuno poteva venire sul territorio, per esempio su una motocicletta con il casco, doveva togliere il casco, perché si doveva vedere chi era. Pensate, un territorio completamente controllato, proprio centimetro per centimetro, dalle sentinelle della Camorra. Fuori la chiesa, vedi al balcone, c'è un vetro ancora bucato, perché quando eravamo in casa canonica, io e Don Beppe, dopo cena, spararono nel vetro e attraverso la porta si conviccò il colpo sotto la soffitta e lui mi dice mi stavano ammazzando. E gente che passava. Poi il giorno dopo sono andato a fare la denuncia in caserma. E con mia sorpresa dissero, vabbè, non vi meravigliate perché ieri hanno sparato dappertutto. Non la accolsero neppure. Io l'ho riferito poi nella causa a Don Beppe, quando mi interrogarono su di lui, riferì la cosa e il magistrato si scattò. Possibile, ti hanno risposto così, mi hanno risposto così in caserma. Lo Stato era completamente assente e la presenza dello Stato con la caserma, non so se fossero dei collusi, ma comunque penso che presentava proprio questa specie di accordo tra loro. Io ho sempre voluto combattere, no. Significa che non ho sempre voluto combattere la Camorra. Diciamo che da ragazzino immaginavo che tutt'altro per la mia crescita. Immaginavo che la cosa più bella che mi potesse capitare era quella di diventare un camorrista. Quando da ragazzino frequentavo la piazza principale del mio paese, di San Cipriano, e guardare Antonio Bardellino, i camorristi in genere, osannati, rispettati, per me erano degli esempi, delle persone da eventualmente imitare. Ci provai con l'ingenuità e la stupidaggine che può avere un ragazzino, andando da un armiere e cercando di farsi vendere una pistola, pur essendo minorenne, pur se mi arrabbiai molto, giustamente l'armiere non volle vendermi nessun tipo di pistola, mi accontentò vendendomi una pistola giocattolo che era una schiacciacane a salve, e quando poi in realtà sono tornato a casa e l'ho fatto vedere a mia mamma si è fatta bianca. Quella strada lei già la conosceva. Conosceva il percorso che avrei fatto e mi disse questo è un percorso che ti porterà o che tu farai del male agli altri o che gli altri faranno del male a te. È una strada che porta solo a questo. Però a te non potrà succedere perché tu devi sapere che t'ammazzo io.
In questa realtà la resistenza, quella vera, l'hanno fatta i tanti genitori che hanno cercato di tenere i loro figli lontani da questi giri. Tanti genitori sono stati costretti a tenere i figli a casa, a non farli uscire, perché la piazza era completamente in mano alla camorra e ai suoi uomini. Io di Casal di Principe ho ricordi molto forti anche prima dell'assassinio di Don Peppino. Per esempio, nella mia mente è scolpita una data, è il 25 aprile 1992. Io non ero ancora sindaco, anzi ero a Roma nella segreteria nazionale del Partito Democratico della Sinistra e andai a Casal di Principe per celebrare il 25 aprile. Nella sezione del PDS. E l'incontro in sezione fu molto agitato. Prima ci fu l'intervento provocatorio di un giovane che si presentò sotto falso nome. E io cercai di non raccogliere, andai avanti, continuai a parlare. E poi a un certo punto dal fondo della sala avanzò una persona, era il padre di Sandokan, con la mano dietro i pantaloni, quasi a far capire che c'era la pistola, venne verso la scrivania dove io stavo assieme ad altre persone e si mise a dire «Avete offeso Casal di Principe, avete offeso Casal di Principe in televisione». Io risposi che non avrei affatto offeso Casal di Principe, perché a Casal di Principe c'erano tante persone oneste, ma c'era anche la mafia. Io reagì senza farmi intimorire, ma l'atmosfera si fece molto pesante. Poi ad un certo punto la situazione si sbloccò, perché alcuni di Casale nel circolo riuscirono a parlare al padre di Sandokan e a convincerlo a tornarsene indietro verso il fondo della sala. Poi arrivò la polizia e andammo via scortati dalla polizia per uscire da Casal dei Principi. Quindi. E Don Peppe è lo spartiacque di tutto questo, è una sorta di spartiacque. La morte di Don Peppe ha creato uno, come posso dire, noi rimanemmo, penso, come territorio scioccati davanti al fatto che la camorra non solo non avesse avuto rispetto, ma non avesse avuto paura di uccidere un prete che aveva avuto il coraggio di scrivere un documento bellissimo, ancora oggi attualissimo, e anche dalla forza che c'era in quelle parole, in quel periodo, che oggi leggerlo, voglio dire, può sembrare addirittura semplice ed è anche di moda. Ma in quel momento faceva paura semplicemente nominare la parola camorra. Tanti nominavano la parola violenza per sostituirla alla camorra, per renderla generico. Non posso finire senza dire una parola ai grandi assenti oggi, ai protagonisti assenti, agli uomini e alle donne mafiosi. Per favore, cambiate di vita, convertitevi, fermatevi di fare il male. Che noi preghiamo per voi. Convertitevi. Vi lo chiedo in ginocchio. È per il vostro bene. Questa vita che vivete adesso non ci darà piacere, non ci darà gioia,
non vi darà felicità. Il potere, il denaro che voi avete adesso da tanti affari sporchi, da tanti crimini mafiosi e denaro insanguinato e potere insanguinato, e non potrai portarlo all'altra vita. Convertitevi, ancora è tempo per non finire nell'inferno. E quello che vi aspetta, se continuate su questa strada. Ma voi avete avuto un papà, una mamma, pensate a loro, piangete un po' e convertitevi. Don Peppe Diana fu ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994, mentre si accingeva a celebrare messa. La sua morte non è stata solo la scomparsa di una persona vitale, di un capo scout energico, di un uomo di fede. È stato l'apice della barbarie camorrista. Non dimenticarlo significa testimoniare ogni giorno il suo martirio contro la dittatura armata della camorra e l'amore per le persone e la propria terra. Peppino era un tipo espansivo, estroverso, non introverso. Bastava stare con lui subito che si entrava in familiarità. Non metteva distanza, quindi subito familiarizzavo con tutti, con giovani, meno giovani, famiglie, non famiglie, e faceva breccia nel cuore delle persone, con il suo sorriso, con il suo saper fare e anche con qualche battuta, qualche volta un po' spigliato o spinta, però dette da lui trovavano quel posto adatto, quindi creando quell'humus adatto, per cui anche se la battuta era un poco spigliata, riusciva non a creare scandalo, ma a creare comunione, familiarità. Quindi. Io quando sono arrivato qui a Sessa come vescovo, ho incontrato molto a me vicino il vescovo di Aversa Gazza. Mi ha parlato del suo segretario, Don Peppino Diana, perché molto lanciato nel sociale, molto aperto con i giovani e molto lanciato nel sociale. Per me, diceva proprio Gazza, è in continuo pericolo perché la situazione in cui si trova a vivere a Casal di Principe è infuocata e lui è proprio nel cuore di questo fuoco intenso che si trova in questa città. Qualche volta lui, qualche azione che lui ha fatto, qualche attività, poteva sembrare anche eterodossa, non entrava nell'ortodossia della Chiesa, però non era eterodossa. Certamente chi la leggeva non con gli occhi della fede, non con occhi prettamente umani, poteva sembrare un qualcosa che lasciava, metteva distacco, invece no. A ben rifletterci, anche per chi poi rientrava in se stesso e rileggeva o riprendeva in mano quell'attività o quell'azione che Peppa aveva fatto, si accorgeva che non era eterodossa, anzi era più ortodossa delle altre azioni che gli altri facevano. Mio fratello in famiglia era una persona molto solare, molto presente, era quello che risolveva i problemi, stava vicino a noi, vicino ai genitori, vicino ai fratelli. Era il nostro punto di riferimento, il faro che illuminava la nostra vita. Io credo che Peppino ha precorso i tempi, nel senso che la sua azione pastorale da sacerdote
e anche da studente. Lui capiva e leggeva i tempi nei segni futuri, nel senso che lui ci anticipava. E noi che andavamo più lenti forse a leggere, restavamo un poco perplessi, anche sacerdoti o anziani o meno anziani, o anche giovani, nel vedere lui restavamo un po' scioccati. Lui leggeva, studiava, si preparava e quando interveniva, non interveniva mai così sprovveduto. Appena sono arrivato a Caserta, proprio dopo una settimana, due al massimo, arriva qui col suo vescovo Gazza. Ci siamo interessati delle varie cose, abbiamo parlato e anche il vescovo, pur avendo timore dell'esuberanza di Anna, approvava questo impegno proprio ministeriale che Diana esprimeva. E poi abbiamo continuato a telefonarci, lui è venuto altre due o tre volte, non so, col suo vescovo, io ho cominciato a chiamarlo. Don Peppe nasce a Casal di Principe il 4 luglio 1958 da mamma Yolanda e papà Gennaro, entrambi figli di contadini. È il primogenito di altri due ragazzi, Emilio e Maria. È studioso, volenteroso, educato. Nel 1968 entra in seminario. Ottenuta la maturità classica col massimo dei voti, vince una borsa di studio per il prestigioso Collegio Capranica di Roma, ma non vuole rimanere lontano da Casal di Principe. Lui è stato una voce chiara, coraggiosa, che predicava, che denunciava, che ammoniva, ma che sapeva sostenere le sue persone. Sapeva uscire dalla sacrestia, anche se paradossalmente l'hanno ucciso alle 7:30 di mattina, in sacrestia, quasi per dire devi stare qua, ma sapeva anche scendere dall'altare per andare incontro alle persone. E questo deve restare forte dentro la nostra testa, dentro il nostro cuore. Era un prete e basta. E lui era così. Ma non solo, io l'avevo incontrato diverse volte. In quegli anni si parlava tanto delle dipendenze, della droga. E il Gruppo Abele ho girato in quegli anni tanto l'Italia a portare conoscenza, perché la conoscenza deve essere il cambiamento, convegni, momenti di approfondimenti, momenti di studio. E me lo ricordo presente in tanti posti, a prendere appunti, a volte a portare la sua testimonianza. Di grande apertura, perché anche tra l'altro è stato assistente della GESCI, gli scout, quelli del fazzoletto bianco, i pellegrinaggi a Lourdes, innamorato della sua terra, ma innamorato anche della sua gente. È veramente vicino ai suoi giovani. Ed è per questo che lui un giorno disse che bisognava risalire sui tetti per riannunciare parole di vita, la vita, la vita. Parlava della vita, sentiva prepotente dentro di sé il bisogno di incoraggiare a non scoraggiarsi, a non lasciarsi travolgere da quella presenza criminale, mafiosa, ad essere dei cristiani veri, coerenti e credibili, risalire sui tetti per riannunciare parole di vita. A pure una battevia proprio. Anzi, quando parlava sempre che non avete paura, quando facevano la matita di pregava, dovete tenere sostanza e forza a Gesù, perché se state per la paura, non si va avanti. E questo qua lo diceva, ma io non potevo paura niente. Ho trovato un sacerdote di grande vivacità, giovane, di grande intelligenza e qualche volta anche con la battuta birichina, soprattutto con i giovani, ma entusiasta però del suo sacerdozio, della sua testimonianza missionaria. E questo lo dico con tutta convinzione perché ho seguito anche le sue meditazioni. Se non hai il Vangelo nel cuore, non parli con tanto calore, con tanta passione. E lui aveva proprio queste qualità, per cui affascinava i giovani, entusiasti e impegnati con lui
nei confronti della malavita locale. Rientrato a Casale, Don Diana stabilisce di lasciare il seminario e si iscrive alla facoltà di ingegneria a Napoli. E in questi mesi, che vanno dall'ottobre al Natale del 76, mentre studia analisi fisica, che matura la decisione definitiva di farsi prete. Il 15 dicembre 1976 entra nella facoltà teologica di Posillipo. Diventerà sacerdote il 14 marzo 1981 nella chiesa madre di Casal di Principe, il Santissimo Salvatore, per l'imposizione delle mani di Monsignor Giovanni Gazza, vescovo di Aversa. Ho avuto la fortuna di conoscere Don Diana all'età di 9-10 anni, quando ero un lupetto nell'esperienza, diciamo, della GESCI. Lui era giovane assistente, poi insieme abbiamo camminato un lungo tratto della nostra vita fino a quando, diciamo, purtroppo il 19 marzo del 94 è stato ucciso. E quindi la mia giovinezza, la mia infanzia, la mia giovinezza, i miei primi momenti, diciamo, di ragazzo li ho condivisi con questo uomo che era un po' il fratello maggiore di tutti quanti noi. Oppure anche la fiducia che esprimeva Don Diana nel riconoscere, nel dare appunto fiducia ai ragazzi. Ricordo un'esperienza personale che può essere banale, ma che testimonia che a 18 anni una persona che dice guida la mia macchina e andiamo in Abruzzo a fare la messa, a dire messa, diciamo, al campo scout del nostro gruppo. Io era la prima volta che prendevo la macchina e quindi, diciamo, un'esperienza, è una banalità, però dava il senso, diciamo, di qual era il rapporto di fiducia, di relazione che Don Diana costruiva con i suoi ragazzi. Devi pensare che lui, se diciamo a luna di notte doveva presentarsi da me perché c'era una cosa importante, non ci pensava due volte. Non solo, ma se a luna di notte, come ha fatto, doveva venire da me e chiedermi: Nicola, facciamoci due spaghetti con le melanzane. Lo faceva. Questa cosa per me era bellissima, perché diceva qualcosa dell'uomo, del prete, della persona che non badava agli orari, non badava al resto, badava all'essenziale, perché poi quando lui veniva era sempre perché c'era un motivo. Il pretesto erano gli spaghetti, ma poi la realtà era ben diversa, perché veniva per qualche motivo. Avevamo bisogno di parlare, avevamo bisogno di reciprocamente di rafforzarci nell'impegno. Noi editavamo questo giornale di cui era il direttore, Lo Spettro, e lui, attraverso alcuni amici di Casal di Principe, come Nicola Alfiero, che era uno più legato al mondo cattolico, e scriveva con il nostro giornale, anche questione di carattere generale, ma poi alla fine abbiamo visto che quegli articoli sono stati anche molto fondamentali nel dibattito che si è sviluppato successivamente, perché lui parlava dell'uso e della forza della parola, di come le parole possono fare molto più delle armi in alcune occasioni. Ecco, c'è proprio un titolo su questo giornale che si chiama La forza della parola. Uno dei primi momenti in cui abbiamo avuto anche occasione di discutere, di parlare, è stato proprio quando hanno ammazzato un giovane, un ragazzo. Il 21 luglio a San Cipriano d'Aversa, Angelo Riccardo tornava dal mare insieme ad alcuni amici, e lì c'è stata una sparatoria in quella piazza nel pomeriggio. C'era una guerra per banda, guerra di camorra. Un gruppo tentava di ammazzare un altro camorrista e si sono sparati a vicenda, e l'unica colpa di questo ragazzo era che transitava con i suoi amici nella macchina che seguiva questo camorrista,
e hanno sparato e lo hanno ammazzato. Un altro paio di ragazzi li hanno feriti. E in seguito a quell'episodio, Don Diana, con la redazione dello Spettro, con altri amici dell'Azione Cattolica, l'associazione, la comunità della Roccia, abbiamo fatto un volantino in cui si parlava di dire basta con la dittatura armata della Camorra, che uccideva persone innocenti, uccideva persone che non c'entravano nella guerra di Camorra per bande, ma si uccidevano anche tra loro. Quello è stato il periodo in cui tantissimi ragazzi di San Cipriano, di Casal di Principe, ma dei comuni limitrofi sono morti solo perché appartenevano all'uno o all'altro clan e si facevano la guerra così, ci si ammazzava per niente, la vita non contava niente. La morte invece di Riccardo determina proprio uno spartiacque, diventa, come dire, la goccia che fa traboccare il vaso, a cui non si poteva più, di fronte a cui non si poteva più stare zitti. E quindi lascio questo volantino molto forte, sottoscritto e firmato da Don Peppe ma anche da altri, e da quel momento in poi Don Peppe lo vediamo in giro per Napoli, nelle scuole, a fare iniziative nella sua parrocchia, eccetera, eccetera. E diventa l'impegno costante, strategico, quotidiano di questo sacerdote. Venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Chiaro che Don Diana era un elemento di disturbo, perché scrivere il documento che lui scrisse subito dopo la morte di Angelo Riccardo e poi dopo quello firmato dai parroci della Forania a dicembre del 91 non era cosa da poco. E soprattutto avevano un peso quelle parole, non un valore assoluto, perché già letti a Caserta sembravano normali, cioè a 15 km di distanza, ma letti a Casal di Principe era un'altra cosa, era una cesura netta rispetto a quello che era l'atteggiamento che aveva in quel momento la Chiesa rispetto al comportamento, alla vita quotidiana del mafioso casalese. Significava dire no al padrinaggio, significava dire no al testimone di nozze, significava dire no a accettare in chiesa il latitante, significava celebrare i funerali in forma solenne al boss morto con la pistola in mano, cioè significava dire no a questi comportamenti. Dopodiché nel comportamento quotidiano Don Peppe Diana era un prete normale, se vogliamo, ma quella normalità era rivoluzionaria. E io mi mettevo paura, io dicevo, per la mamma, dire da Brest, perché che sapevo che sta parlando che fanno, perché ho posto via nuovo, fanno queste cose. E io disse, ma non ti preoccupare, che non ti preoccupare, che io se mi fermano, tengo la corona lì da sacco, la caccia la corona. Poi ho detto, che pulito, io porto la corona, pulito i soldi. Quelli che bordi, che non lo la pagano. Se tu sei chi non la pagano, c'è la re, e ti viene a potere. No, non ti preoccupare, non ti preoccupazioni di questa cosa qua. Però non avete mai fastidio. Tutto per sotto, che io facevo, andando a rete e cose. Poi, volete da così, fra io i capobandi, non la parte andata. Ma mio figlio che pensava, non poteva pensare mai.
La morte di Don Beppe è inaspettata, non immaginata, nel senso che si aveva fino a quel tempo l'impressione che comunque la camorra, la malavita non avrebbe mai toccato un prete. D'altra parte questo era avvenuto 6 mesi prima a Palermo con Don Puglisi. E allora quando la camorra arriva a toccare un prete vuol dire che è come se avesse in qualche modo toccato il fondo del suo essere, ed è questo che la gente poi si ribella, trova la forza di maturare una consapevolezza che investe, diciamo, un sistema. L'omicidio di Don Peppe Diana è un omicidio che io non ho timore di definire mafioso. Don Peppe Diana era un personaggio molto particolare, anche molto, diciamo, che ha una caratteristica molto, molto casalese, perché lui, pur essendo una persona molto inserita nel contesto, però poi si distingueva dal contesto anche per una sua grande coraggio. Io credo che il più grande lascito di Don Peppe Diana fu la famosa lettera pastorale "In nome del mio popolo non tacerò", perché quella fu un'iniziativa molto importante, un'iniziativa della forania, che però io non ho mai capito fino a che punto fosse davvero un'iniziativa della forania e non soprattutto una sua iniziativa personale. Un'iniziativa che gli creò anche molto malumore all'interno della Chiesa, però lo fece, diciamo, in qualche modo assurgere a un simbolo. Don Peppe Diana fu sentito varie volte, per esempio dalla direzione distrettuale antimafia che era stata creata da pochissimo. Quel documento del Natale del 91 è sottoscritto da tutti gli altri sacerdoti, il che vuol dire che il dialogo tra di loro su questi argomenti era già avviato, era già sviluppato. Non avrebbero sottoscritto qualcosa così per caso solo perché qualcuno gliela proponeva. Basta al terrorismo armato della camorra e Per amore del mio popolo sono i due documenti del 1991 ispirati da Don Diana e condivisi da sacerdoti e laici che crearono una rivoluzione nella società civile e politica di Casal di Principe e del Casertano. I documenti spiegavano che la camorra è una forma di terrorismo che incute paura, impone le sue leggi e tenta di diventare componente endemica della società campana. I camorristi impongono con la violenza, armi in pugno, regole inaccettabili. Ci sono precise volontà politiche. La camorra rappresenta uno stato deviante parallelo rispetto a quello ufficiale, privo però di burocrazia e di intermediari che sono la piaga dello stato legale. I cristiani dovranno impegnarsi e denunciare questa situazione. Era una chiamata al Vangelo che forse può sembrare naturale al giorno d'oggi, ma allora a Casal di Principe fu rivoluzionaria. Don Diana era una persona schietta, una persona vera, non era una persona finta. Per cui quando si rivolgeva a chi aveva intorno, sia ai ragazzi sia agli altri, era se stesso e si misurava con quello che accadeva tutti i giorni. Non c'è una formula per dire se tu sei un prete che lotti contro la camorra allora devi fare questo. No, tu devi dare l'esempio, no? Con le cose, con quello che fai e devi essere coerente, ci deve essere coerenza tra quello che dici, quello che fai, quello che dimostri di essere. Se c'è discrasia la gente non ti crede. E Don Diana invece era uno credibile, perché quello che diceva, quello faceva, quello sosteneva e quello praticava. Don Diana era così, era uno che si mostrava esattamente per quello che è, perciò era credibile e forse anche per questo era più pericoloso degli altri. Non aveva mai parlato in famiglia se avesse ricevuto qualche minaccia per quello che lui faceva, per le omelie pungenti, ma non riferite a persone particolari, ma al sistema criminale in generale. Ma non, né a mio padre né a mio fratello ha detto mai di essere preoccupato per quello che faceva. Però nei miei genitori c'era un po' d'ansia, infatti mamma glielo diceva: stai attento a quello che fai perché siamo in un contesto particolare del nostro territorio. Lui diceva: mamma, ma io non sto facendo niente di trascendentale, io faccio solo ed esclusivamente il mio dovere, quello di portare i giovani sulla buona via, sulla retta via, è la mia missione, io sono un sacerdote, questo devo fare.
Sento il bisogno di esprimere il vivo dolore in me suscitato dalla notizia dell'uccisione di Don Giuseppe Diana, parroco della diocesi di Aversa, colpito da spietati assassini mentre si apprestava a celebrare la Santa Messa. Nel deplorare questo nuovo crimine afferrato, vi invito ad unirvi a me nella preghiera di suffragio per l'anima del generoso sacerdote. Voglia il Signore far sì che il sacrificio di questo suo ministro produca frutti di sincera conversione, di operosa concordia, solidarietà e di pace. Il 19 marzo del 1994, erano le 7 del mattino, io andai a fare gli auguri a Don Peppe Diana. Io arrivai in parrocchia e incrociai il sacrestano che stava pulendo fuori la chiesa e chiesi dove era, se Don Peppe era arrivato, c'era la macchina fuori. E lui mi disse, sì, è arrivato adesso e sta nello studio. Don Peppe alle 7:20 chiude questo studio, rimane con queste chiavi in mano e si avvia nel corridoio che accede poi verso l'altare. Io gli stavo dietro, mi stavo allacciando la scarpa e dissi, Peppi, aspetta. E lui disse, no, frate, ci vediamo stasera. E solo che mi fermai perché lui fu fermato da questo camorrista, da questo signore che poi dopo... abbiamo scoperto essere un camorrista del clan dei Casalesi e a fianco c'era il sacrestano, evidentemente aveva chiesto dove era il parroco e l'aveva accompagnato. Disse chi è Don Peppe? Il corridoio era un po' buio, quindi evidentemente lui aveva visto due soggetti, uno davanti e l'altro che stava arrivando da dietro. E Don Peppe annuì con la testa. Quindi confermò che era lui. Io vidi tutta la scena e questo a bruciapelo gli sparò 5 colpi in faccia. Peppe ricadde all'indietro, io lo chiamai dopo gli spari, Peppi, ma c'era sangue dappertutto, non mi rispose, non dimentico più, io la ricordo tutte le mattine. Questo soggetto che si rimise poi la pistola, si aggiustò la pistola, si mise nella cintura sta pistola, si aggiustò la giacca e se ne andò, sentì una sgommata e Don Peppe lì, che era morto. Mi sono alzato come al solito intorno alle 7 meno un quarto ed ero in cucina a farmi caffè quando arriva questa telefonata. Una telefonata in cui mi si dice hanno sparato al prete. Io domando a chi prete perché tra i vari sacerdoti di Casa di Vinci c'era anche mio cognato, Don Armando Broccoletto, uno dei firmatari del documento. Quindi penso innanzitutto al parente, al fratello di mia moglie. E dice no, è Don Peppe. Dico, ma dove sta? In ospedale? Dice, no, è morto. Il fatto che fosse morto era inconcepibile, cioè era fuori di qualsiasi... E quindi io in quel momento sono preso dal panico. Hanno ammazzato Don Peppe, al di là a parte il dolore, a parte...
l'incredulità, ma com'è possibile, insomma, che si arrivi fino a questo, insomma, si arrivi fino a tanto, ma si hanno ammazzato un prete in chiesa, il sindaco, che aveva appunto le battaglie dei paletti o le battaglie di altro tipo, cioè in campo, non ci mettono niente a farlo. Per cui chiamai mia moglie, gli disse cosa era successo, gli disse di preparare i bambini, fare le valigie che doveva andare via. Nella chiesa mi inginocchiai e forse bestemmiai o forse pregai. La domanda che mi faceva era come era possibile chiedere da parte di nostro Signore, chiedere l'estremo sacrificio della vita alle persone, pur di poter portare avanti il messaggio evangelico o di civiltà. Io vicino alla sua tomba, vicino alla sua bara, nella chiesa, durante quella giornata prima del funerale, io glielo avevo promesso a Don Peppe che avrei fatto di tutto per non farlo dimenticare, perché sapevo che poteva succedere, perché era già successo in altri casi. Non so quanto tempo è passato in quella condizione, dopodiché di nuovo prende il sopravvento il sindaco. Mi cerco un telefono, non c'erano i cellulari a portata di mano, insomma, mi cerco un telefono lì, chiamo in prefettura, chiedo un incontro col prefetto urgente, poi chiamo i collaboratori miei dell'amministrazione, gli dico che devono andare sul comune e tenere le porte aperte del comune e di incominciare il tam tam verso tutti i giornali, giornalisti e amici che riuscivamo a trovare, perché quella cosa dovevano pagarla e il modo migliore per fargliela pagare era quello di attirare fortemente l'attenzione sul tema. Movente dell'omicidio principale fu veramente un tentativo da parte del gruppo De Falco di utilizzare la morte di Don Diana per scatenare una offensiva dello Stato contro i casalesi. Del resto io lo ricordo benissimo, all'epoca non ero neanche alla procura di Napoli, ero ancora alla procura circondariale, che cosa furono i funerali di Don Peppe Diana. I funerali di Don Peppe Diana furono in quel momento in una zona nella quale il clan dei casalesi era assolutamente egemone, stiamo parlando all'inizio degli anni 90, la situazione di Casale era ancora sotto il controllo, non c'era stato neanche Spartacus. I funerali però furono un momento eccezionale, vennero da tutta l'Italia, ci furono parlamentari, veramente ci fu un'accensione di luci su Casale che non c'era mai stata, perché il vero problema dei casalesi è che fino a poco tempo, anche dopo Spartacus, venivano considerati un piccolo clan di provincia e non certo un clan che poi abbiamo capito cosa fosse. La storia a volte in qualche modo ti mette dei simboli sul tuo percorso, lo fa in modo per enfatizzare l'evento, per cui noi facciamo il funerale il 21 marzo, due giorni dopo, il primo giorno di primavera, proprio come se fosse il segnale di questa morte che poi diventa una resurrezione del popolo, della comunità. Nogaro disse in quell'occasione: è stato ucciso un uomo ed è risorto un popolo. Ed era questo il significato poi vero che ha assunto quella marcia dei 20.000 con l'insula bianca sulle finestre, sui balconi. Una marcia cominciata in quel momento e che è continuata per 25 anni. Thank you.
si è cambiato certamente in meglio, in positivo, tutto un modo di considerare e la presenza diciamo, di Don Beppe Diana e soprattutto l'azione della Chiesa. L'azione della Chiesa, la presenza della Chiesa e nella realtà e nelle difficoltà di questa realtà. E quindi no, tanti di noi immaginarono che quello era arrivato, era il momento in cui tu dovevi scegliere se andare via. Che ci stai a fare un territorio dove questi sono arrivati a non aver paura di Dio, figurati se che cosa può succedere a questo territorio. E tanti invece poi dallo shock si ripresero e iniziarono a dire che se non si andava via e si restava, non si restava per stare con le mani in mano, ma chi restava e non lottava era un camorrista e si doveva prendere parte. E noi decidemmo di prendere parte e facemmo insieme a tanti la nostra parte. Il giorno dopo il funerale va la Camorra, mette in atto la sua strategia di delegittimazione che va avanti in una fase, in fasi sempre crescente, con i titoli dei giornali, si sa, ma soprattutto col chiacchiericcio, un sistema che la Camorra ha usato spesso, no? Avendo i suoi rappresentanti nel bar, dal parrucchiere, dal barbiere, tu stai lì a farti la barba e uno a fianco a te che dice, chi lo prepara, si avvisa, faccio su lì, non dice nulla, però è tarlo. Io ritengo che sia una strategia razionalmente messa in campo da parte della criminalità organizzata. E ci sono cascati molti in questo. Nei primi anni successivi alla sua morte eravamo pochi intimi a cercare di mantenere vive le morte di Don Peppe. Io ricordo che da solo andavo ad attaccarmi i manifesti. Poi arrivano le sentenze. E diciamo che alcuni di noi abbiamo fatto la scommessa, perché conoscevamo Don Peppe, conoscevamo il suo impegno, abbiamo deciso di continuare la battaglia per fare in modo tale che il suo nome non fosse dimenticato. Da quella morte non era, si era interrotto, ma era partito un percorso. E che i nostri ragazzi potevano, dovevano trovare nei nostri territori luoghi, esempi, testimonianze che quell'omicidio, quello fu la più grande sconfitta per la Camorra e la più grande occasione di rinascita per un territorio. E così è stata. E così è stata perché dopo 25 anni oggi possiamo dire con orgoglio che esistono le terre di Don Peppe Diana, ci sono ancora le terre di Camorra, perché ancora non sono sconfitte totalmente, però oggi i ragazzi possono scegliere, possono vedere, possono capire, possono, e alcuni possono anche partecipare, perché l'utilizzo dei beni confiscati, l'utilizzo dei terreni, tante realtà che sono nate nel nome di Don Diana testimoniano di un'economia civile, un'economia sociale che sta mettendo, diciamo, dei paletti importanti e che sta dando la possibilità a tanti giovani di questo territorio di rimanere su queste terre e di provare a cambiarle e renderle migliori nel nome di Don Peppe Diana. Thank you.
Io nel 20° anniversario, nel 15°, quando abbiamo fatto una grandissima manifestazione a Casale, 10 anni fa quindi, sono venute 20.000 persone a partecipare al ricordo di Don Peppe Diana. Come segnale di grande partecipazione e ormai di adesione di massa all'idea che c'era stata qui una vittima della criminalità organizzata per il suo impegno. Quando ho visto la piazza stracolma e piena, dal palco si stavano dando le medaglie d'oro ad altre vittime innocenti, io le due ragazze che avevano partecipato all'organizzazione di queste cose le ho abbracciate con le lacrime agli occhi e le ho ringraziate perché la loro azione aveva fatto in modo tale che io la promessa l'avevo mantenuta, con il loro aiuto, con il loro passaggio. È finita, Presidente. È finita. Il Grande Casalesi è finito. Lo Stato ha vinto. Non è finito il Grande Casalesi, ma abbiamo conseguito un ulteriore risultato molto positivo. Io credo che Don Peppe Diana sia stato un martire, perché il martire è colui che subisce una violenza, muore e viene privato della vita senza che lui desideri morire. Non è colui che va a buttarsi incontro alla morte. Non vuole morire, vuole vivere. E vuole vivere in qualche modo dialogando con lo stesso assassino, con lo stesso torturatore, per coinvolgerlo in qualcosa che possa essere di più grande. Per questo è colui che non si nasconde, che non dice di non esserci, che non cerca un posto o una sorta di paravento dietro cui poter in qualche modo far perdere le sue tracce. Ciao Peppi. Forma di terrorismo. Assistiamo impotenti al dolore di tante famiglie. Alla Chiesa che non rinuncia al suo ruolo profetico. Armi in pugno, regole inaccettabili. La camorra riempie un vuoto di potere dello Stato. Le nostre chiese hanno oggi urgente bisogno di indicazioni articolate per impostare coraggiosi piani pastorali aderenti alle nuove realtà. Il nostro impegno profetico di denuncia non deve e non può venir meno. Coscienti che come Chiesa dobbiamo educare con la parola e la testimonianza di vita alla prima beatitudine del Vangelo. Traffici illeciti per l'acquisto e lo spaccio di sostanze stupefacenti, il cui uso produce a schiere giovani emarginati e manovalanza a disposizione delle organizzazioni criminali. Le carenze anche della nostra azione pastorale ci devono convincere che l'azione di tutta la Chiesa deve essere più tagliente e meno neutrale. Tra qualche anno non vorremmo batterci il petto, colpevoli, e dire con Geremia: siamo rimasti lontani dalla pace. Forse le nostre comunità avranno bisogno di nuovi modelli di comportamento.